Salve a tutti ragazzi e ben ritornati su Kingdom Hearts 1 Final Mix. Nello scorso episodio, come potete vedere dal qui seduto e presente Aladdin, abbiamo liberato anche il mondo di Agrabah, perdendo però Jasmine, rapita da Malefica e Riku. Oggi andremo avanti verso un nuovo mondo. Praticamente ce ne mancano 3 più la Fortezza Oscura. Uno non lo farò, che è quello della sirenetta. Chi non sa, praticamente la sirenetta è un mondo inutile, dove praticamente non succede nulla a livello di trama, a livello di lore, ed è praticamente inutile perché è solo una perdita di tempo. Dunque, allora, noi dovremmo andare in giù, mi sembra. Ve levate? Grazie. Dovremmo andare giù, sotto. Sì, dovremmo andare qua. Sì. Allora, noi ci vediamo al prossimo mondo, praticamente. Eccoci qua. Siamo arrivati. È vero che non si vede nulla, ma eccola la balena. Giustamente, no? Vi ricordate? Pinocchio, Geppetto scomparso. Ecco dove era andato Geppetto. E quindi dobbiamo andarci anche noi. Ho detto è un mondo particolare, perché non è un mondo, ma è praticamente il mostro, come viene chiamato qua sul gioco, ma è la balena di Pinocchio, che adesso ci inghiottirà. Cinghiotte! Giusto, cinghiotte? Cinghiotte! Hey, Sora, are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? E siamo dentro alla bocca della balena. Allora, questo è un mondo teoricamente opzionale, perché si può saltare e fare tutto il resto. Però è un mondo dove, per un discorso di trama, è importantissimo. E quindi tocca farlo. Pinocchio? No, where are you going? Ecco dove era finito Pinocchio. Poi andremo ovviamente a fare tutti gli altri. Allora, pure qua abbiamo una sorta di labirinto da fare. Quindi io spero di ricordarmi un attimo. Cazzarola, tocca a non adesso, mo appena entreremo veramente nella pancia della balena, in tutti i sensi. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Allora, questo dovrebbe essere l'altro gummy block che ci serviva sulla nave. Per poi andare nella parte finale del gioco. Ma conosciamo Geppetto, che si presenta, Pinocchio, Burattino, eccetera, eccetera, eccetera. Riku! Ecco perché è fondamentale questo mondo. Ai fini di trama, ovviamente, di lore. Anche perché, cioè, Pinocchio comunque non ha, cioè, se Malefica sta cercando le 7 principesse con i 7 cuori, Pinocchio non è una principessa, mo tutto il bene, ma non è una principessa. Allora, quello lo faremo dopo e andiamo a seguire Pinocchio. What are you doing? Come on, let's go back. No, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi?
Did you find her? Giusto per fare robe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Oh, come on. Dunque, giochiamo a nascondino con Riku e Pinocchio. Allora, fermi, tocca. Questi sono altri Heartless nuovi. Ah, qua si può livellare anche abbastanza bene, in questo mondo. Noi del leveling sinceramente un pochino ce ne sbattiamo. Allora, non mi devo ricordare Dogazza, vado a Cannà, qua tutte le volte un macello. E... no, lì davanti, no, ciccio, perché? In tutti i posti, proprio lì davanti, a rompe le balle. Levate. Ho la pancia 3. De qua. Tipo de qua. Pancia 5. Pancia 5. Infatti. Pancia 6. Ok, ci siamo, è giusta. Meniamo un po' di roba random. Ok. Va bene. Senza cadere possibilmente Sora. Prego. Stumena, premi X a caso. Ok. Quindi sbagliato? No. Di qua subito. Pancia 4. Signori, easy. All but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. I don't care about him. I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Riku! What's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do. Mi sono tolto così, si vedeva tutta malefica nella sua... bellezza. Allora, volevamo vedere un attimo, giustamente, Desi Lampada che fa. È quella di Aladdin che ci va ad aumentare. Di aumentare di uno l'attacco. Allora ce lo mettiamo. Io mi ricordavo solo la magia. Guardate qua che bella. Pippo, levete. Guarda che bella la Desi Lampada. Andiamo dunque. Intestino. Comunque abbiamo fatto subito il discorso delle pance. Non pensavo. Invece mi sono ricordato come si faceva. Allora, Pinocchio è intrappolato dentro questo gigantesco Mimikyu, praticamente. No problem. Let's do it. Dai, Riku. Famogli il culo a staggeggio. Allora, questo è un boss, signori. Però è, diciamo, la prima boss fight, quella abbastanza più easy. Perché poi arriverà quella un po' più complicata. Quella davvero ci farà incazzare. Giusto. Mi ricordo che menandolo da sotto. Menalo. Curati. Mamma mia, che rischio tremendo. Cioè, perde questo boss, no?
Oh, te fermi queste braccia maledette. Ale, aumenti i punti vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rischiato di brutto, Quindi adesso lui vomita Pinocchio. Vomiti Pinocchio? Vomita Pinocchio. Giustamente. Intestino. Allora, PM in voga. Quindi noi dobbiamo andare seguire Pinocchio. Senti la balena come sta digerendo. E dovremmo apprendere anche il salto. Pinocchio, gran salto. Please, give me back my son. Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Comunque quanto è figo Riku. Is my little boy. Best personaggio. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure, but maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kairi? Tenito la mente perché poi ne parleremo, più avanti. Perché giustamente, allora, cazzo si chiama Pinocchio, è un pazzo, è un burattino. Intanto vedi, gran salto. Allora, abilità, gruppo, gran salto, attiva. È un burattino. Quindi, intanto guardate quanto salta ora Sora, fantastico. Non ha un cuore, teoricamente, cioè perché un burattino dovrebbe avere un cuore. Ma Pinocchio invece sì, ce l'ha un cuore. E quindi è un qualcosa di particolare. E il cuore di Pinocchio, ecco perché Riku è interessato a Pinocchio, anche se non è una principessa. Però il cuore di Pinocchio potrebbe servire a qualcun altro, qualche altro personaggio che ha perso il cuore. Chi sarà? Scoprirete nelle prossime puntate, come diceva quello. Che troviamo? Luce dell'acqua, che dovrebbe essere Ariel, cioè dovrebbe essere la gemma di Ariel, tipo, più o meno. Il modellare, come faccio a tornarci? Non ci posso tornare. Qua sì ta. Ok, cottage. Allora, di qua. Oh. Di qua. Ok. E praticamente, oh, eccoli i ciccioli rubati. Praticamente dobbiamo andare sulla parte alta del coso qua. Ok, la gola. Adesso dobbiamo solo salire. Il meno possibile. La suora devi collaborare. E no, lasciami stare. Mostro. Ok. E siamo nella gola. E adesso abbiamo, eccola qua, la boss fight finale di questo mondo. Chiamiamolo così. A puppet that's lost its heart to the heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. How about it, Sora? Let's join forces to save her. We can do it together. Esatto. What? You'd rather fight me? Over a puppet that has no heart? Heart or no heart, at least he still has a conscience. Conscience? You might not hear it, but right now it's loud and clear. And it's telling me you're on the wrong side. Then you leave me no choice.
Pinocchio! Pinocchio! Incazzato Sora, eh? Però Riku è cazzuto. I guess I'm okay. È carino. Il grillo è felice, Pinocchio è salvo. Riku è incazzato. Eccolo qua. Ciao Riku. Eccolo qua, che è leggermente diverso, nel senso che adesso vomita, a parte che salta in avanti, ma vomita anche veleno. Però per il resto si picchia sempre in capoccia. Da davanti, perché dietro c'ha lo scudo. E quando quando è così si può menare e pia un po' di punti vita. Adesso leviamoci sola però. Allora, non è impegnativa, come boss fight. L'unica cosa è non toccare il veleno. Niente, io devo stare zitto quando faccio queste cose. Almeno il più zitto possibile. Vai, menalo. Menalo. Vabbè, abbiamo già tolto un bel po' di vita, eh. Bello, te sei top. No, non te fa meno. Allora, curate un attimo. Che pezzo. Vai, 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 Pippo. Vai, Pippo. Collabora. Ma guarda che... avevo evitato, l'avevo evitato. Curate. Ok. Ma quegli altri due geni morti? No! Non è impegnativa, come boss fight. Oh, mollami. E poi è bello che ho detto, ma non è molto, non è molto complicata, tempo zero, tipo morto malissimo. Questo è il bello, questo è il bello di questo gioco. Io spero che voi apprezziate la mia onestà e sincerità nel non tagliare, anzi nel farvi vedere che comunque le prendo anche. Le diamo, ma le prendiamo anche. Pippo, collabora. Poi appena disponibile, scudo nuovo, Pippo. Allontaniamoci, allontaniamoci. Il muovo vomita. Perfetto. Vai Sora, spinalo. Via, 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 via qua. Curate, 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 curate. No, e sta buono. Mortacci tua. Niente, mo vomita a raffica. No, non c'è ghiappa. Bravo. Non c'è ghiappi? Non c'è ghiappi fra? Non c'è ghiappi fra? Oh! Easy! Semplice! First try, non è vero. Riku! Riku, where are you? So,
Kairi's like a lifeless puppet now? Precisely. And her heart was... taken by the Heartless, no doubt. Tell me, what can I do? There are seven maidens of the purest heart. We call them the Princesses of Heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Now, I'll grant you a marvelous gift. The power to control the Heartless. Soon, Kairi. Soon. Ragazzi, mentre la balena ci sputa via, praticamente, allora, parliamo un attimo. Praticamente, ci stanno queste sette principesse, chiamate sette principesse del cuore, perché hanno questo cuore puro, fatto di luce, ecco, senza oscurità, presente in esso. Radunando questi sette cuori di queste sette principesse, tanto io seleziono il mondo, si aprirà questa porta che ha un potere inimmaginabile. Quindi sono sette principesse con questa porta che si deve aprire, e Kairi però non ha il cuore. Questo è quello che sappiamo. Kairi è una delle principesse praticamente, ma non ha il cuore. Quindi stanno cercando un sistema, e per questo serviva Pinocchio, per mettere dentro Kairi un cuore, usando magari quello di Pinocchio, che è un burattino, però ha il cuore perché siamo in un mondo fantastico. Chissà. Scopriremo nelle prossime puntate dov'è il cuore di Kairi. Scopriremo nelle prossime puntate. Ragazzi, detto ciò, noi la prossima volta andremo qua, che non mi ricordo sinceramente se è il mondo di Halloween o della Sirenetta. Vedremo. Detto ciò, ragazzi, bacioni a tutti e alla prossima. Ciao.